ragazze e ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di una nuova collezione di Pupa che ho trovato veramente particolare e originale. Secondo me è davvero innovativa perché contiene degli elementi un po' insoliti, dei prodotti diversi sia a livello di texture che di prodotto in sé. Comunque adesso vedrete tutto nel video, vi farò anche degli swatch e vi parlerò delle mie prime impressioni. Comunque, si tratta della Velvet Matte. È una collezione tutta opaca. Il prodotto un pochino più particolare che mi ha stupita perché non l'avevo mai visto in giro, forse non l'avevo davvero mai visto un prodotto del genere, sono questi qua. Questi sono gli ombretti in crema però matte, quindi totalmente opachi. Ho scelto tre colori. Il 400, 401 e 601. Allora, il 400 è questo color marrone, cioccolato. Poi il 401 è un color top, quindi una sorta di beige. E poi il 601 è un colore un pochino più particolare, può sembrare uguale al beige, ma in realtà è quello che ho indosso, che è una sorta di lilla. Lilla un po' comunque spento, perché sono comunque colori autunnali. Sono molto particolari perché rimangono matte sulla pelle. Anche questi, come quelli della collezione Paris Experience, una volta asciugati sembrano quasi degli ombretti in polvere perché proprio si fissano sulla pelle. Quelli là mi sono piaciuti molto e poi dopo la preview ho avuto modo di testarli particolarmente e mi sono piaciuti molto perché durano tantissime ore. Questi ancora non lo so, ma comunque ho già visto che il concetto è lo stesso, il principio è lo stesso. Quelli erano glitterati, satinati, questi qua invece sono proprio opachi. Questi rimangono proprio vellutati e asciutti, tanto che una volta applicati potete anche giocare con gli ombretti in polvere, quindi potete utilizzare questo come ombretto da mettere all'inizio, poi si asciuga e sopra si sfuma benissimo l'ombretto in polvere. Non sono come gli altri ombretti in crema che una volta applicati rimangono comunque cremosi, appiccicosi, per cui non si possono fare dei giochi con gli ombretti in polvere, cioè si può, però un pochino più difficile. Diciamo che una volta applicati questi è come se aveste applicato un ombretto in crema e la cipria, e quindi poi potete andarci con gli altri ombretti in polvere a fare delle sfumature, dei giochi di colore. L'unica pecca che ho trovato in questi ombretti è che si asciugano molto facilmente, soprattutto quando date i colori più scuri. Quindi una volta che li applicate dovete essere velocissime a sfumarli, altrimenti se aspettate qualche troppi secondi si asciugano e vi rimane la chiazza. Quindi mi raccomando, vi consiglio l'applicazione con le dita, che è più veloce e più semplice. Vi consiglio anche di non prendere troppo prodotto, perché utilizzando troppo prodotto fate magari un effetto troppo bastone, perché sono super super pigmentati, ne basta veramente poco di questi. Poi come al solito abbiamo gli smalti, sapete che Pupa è famosissima per gli smalti, sempre della stessa linea, sempre matte. Io adesso ne ho addosso uno, che l'ho messo un po' alla cavolo, scusate. E qua non ho messo però top coat, perché io non ho il top coat, quello là effetto matte, però so che esiste. Invece qui ho provato a mettere il top coat, e da matte ovviamente è diventato semilucido. Devo dire però che mi piace che li possa sfruttare in tutti e due i modi, perché posso decidere di lasciare l'effetto matte o di farli diventare comunque lucidi. Quindi non mi dispiace per niente. Questo qua è un color nude, l'ho scelto proprio perché lo cercavo e secondo me è un passepartout. E poi ho preso lo 003 Cherry e il blu elettrico, Electric Blue 008. Molto particolari, tra i tre quelli che mi sono piaciuti di più sono stati il nude e il blu elettrico, li trovo quelli più particolari di tutti. Questo qua invece è un color mattone, sempre molto autunnale e carino. Purtroppo io ho delle unghie orrende in questo periodo, quindi è meglio se per ora applico solo il nude o comunque colori chiari, sperando che mi crescano al più presto, perché voglio utilizzare anche gli altri. La cosa che mi piace di questi smalti, come anche quelli della Paris Experience, è l'applicatore, perché è largo e facilita molto l'applicazione, anche per le ragazze un pochino più imbranate come me nel mettere lo smalto, lo facilita tantissimo. E devo anche dire che già alla prima passata l'effetto era bello pieno, è
Devo dire che non solo con questi, ma anche con quelli della Paris Experience, perché ho sentito nel video di Giuliana che le diceva che bisognava fare due passate. Invece, sinceramente, a me basta solo una passata. La seguo e vedo già l'effetto bello bene. La seconda la faccio per aggiustare un pochino la forma, perché io la prima passata non sono capace subito di dare una bella forma allo smalto. E poi ho notato che questi effetto matte rispetto a quelli effetto vetro durano di più. Così qua sono più duraturi. Per esempio, qua non ho messo per niente il top coat e ancora non mi si sono sbeccati per niente. Si è un po' rovinato in alcuni punti perché non ho aspettato bene che si asciugasse. Sono andata subito a fare tutorial, a toccare di tutto e di più. Però ai lati, lungo i bordi, non si sono sbeccati praticamente per niente, nonostante non abbia messo nemmeno il top coat. Poi, particolarissimi, anche in questo caso, sono i mascara. Allora, già sicuramente li conoscerete, sono i mascara Vamp di Pupa. Probabilmente conoscerete il mascara nero, anche se io non l'ho mai provato, però ho sentito sempre parlare benissimo di questo mascara. E in questa collezione sono usciti i mascara colorati. Esattamente io ho il numero 101 e 502. Il 502 è il color verde, il 101 è un grigio viola. Anche in questo caso ho avuto l'opportunità di scegliere e ho scelto proprio questi due colori perché mi sembravano quelli là un pochino più pazzerelli, che non si trovano facilmente in giro. E devo dire che il verde, a mio parere, è davvero stupendo, è quello che ho addosso io alle ciglia, si vede tantissimo. Vi consiglio però di applicarlo subito, perché come saprete già c'è un'altra tecnica per applicare i mascara colorati. Solitamente si usa fare una passata di mascara nero e poi mettere sulle punte il mascara colorato. Sinceramente, in questo modo ho notato che va molto a perdersi il colore e si mimetizza un po', non si vede molto, è molto più spento. Applicando invece solo il mascara colorato si vede tantissimo. Questo verde spicca da morire. Un po' meno invece spicca il 101, che è un lilla grigio. Certo, c'era da aspettarselo, infatti già me ne immaginavo, lo volevo usare un po' per tutti i giorni. Questo qua rispetto all'altro però lo vedo un po' spento. Certo, ovvio che fosse più spento, forse avrei dovuto prendere quello più il viola intenso. Questo è ovvio più spento, e tra i due mi è piaciuto però, mi sa che si è capito, quello verde, perché dà proprio effetto più voluminoso, forse è proprio perché spicca di più. Mette più in risalto le ciglia, ovviamente, però non è che tutti i giorni posso uscire col mascara verde. Comunque, ancora li devo provare bene bene. Quello verde già l'ho provato un bel po' di volte e mi è piaciuto abbastanza, proprio come vi ho detto, applicato su tutte le ciglia. Questo grigio lo devo un po' testare, vedere come applicarlo, perché devo valutare un po' la situazione e poi vi farò sapere comunque in futuro come mi sono trovata. E poi passiamo ai rossetti, ok? Già si vedrà che il mio prodotto preferito, mi è piaciuto tantissimo, mi sono piaciuti moltissimo questi rossetti qui matte. Sono particolari anche questi, come dicevo io, perché sì, sono opachi, però non lasciano le labbra ultra secche. Sono stati formulati molto bene e alla portata di tutti, secondo me, non solo di chi sa utilizzare il rossetto, perché magari se andiamo a prendere un rossetto MAC opaco, quello mi dura tutto il giorno, è una garanzia, però è secchissimo, bisogna saperlo usare bene, non è per tutti. È proprio un rossetto difficile da applicare, anche se è molto bello e rimane molto secco, bisogna avere le labbra super idratate. Anche in questo caso bisogna avere le labbra super idratate, però ho visto proprio che nella formulazione hanno messo degli oli emollienti che vanno proprio a dare un effetto comunque morbido, seppur opaco. Infatti mi sono piaciuti proprio per questo. I colori a mio parere sono stupendi e sono veramente tantissimi. Spaziano dai nude, ai rosati, corallo e poi rossi. A me sono stati inviati 8 rossetti. Il primo è 100 ed è un bellissimo color nude. Questi due color nude che ho avuto modo di provare mi sono piaciuti particolarmente, perché comunque rimangono belli saturi sulle labbra e comunque sono diversi nonostante siano due nude. E secondo il 102 nude rosé, che è, come dice proprio il nome, vira un pochino a rosato, quindi un pochino, mentre l'altro vira al beige, questo vira a rosato, è un pochino più effetto vivo, effetto salute, però sempre sul nude. Poi abbiamo i rosa fragola, io ho provato il numero 200 e il numero 201.
però molto carini anche questi. Stanno secondo me molto bene sulle ragazze biondine, chiare, questi due colori qui, perché sono comunque meno accesi, sono più leggeri, anche se comunque sono dei bei colorini particolari. E abbiamo quindi il 200 Candy Pink e il 201 Pink Elixir. Abbiamo i rossetti color corallo. Questo è il 302 ed è quello che ho indosso. È fantastico, mi piace tantissimo davvero. Lo trovo molto molto carino, molto acceso, molto bello. Non solo per questo periodo, ma secondo me anche in estate è fantastico. E poi il 303. Che anche questo è un corallo molto flash, leggermente tendente al rosato. Poi abbiamo invece i rossi e abbiamo il 400, che questo colore è un pochino più tenue, è un rosso però leggermente più tenue. Lo consiglierei più sempre questi alle ragazze chiare perché comunque rimane rosso, però non rosso fuoco accesissimo. E poi ho il 402 Royal Red, che secondo me è fantastico. Questo qua sulle more spara di brutto, è molto molto bello. Direi che forse questo è uno dei miei preferiti di tutta la collezione perché mi è piaciuto tantissimo. E niente, queste sono le mie prime impressioni. Spero che il video vi sia stato utile. Come sempre, lasciatemi tra i commenti le vostre prime impressioni, i vostri consigli. Vi lascio qui la cartolina con i social network. Aggiungetemi anche su Facebook, Instagram, Google+. I miei video precedenti, e se ancora non lo siete, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!